Alfredo Pedulà, andiamo subito sul mercato perché oggettivamente ci sono un po' di situazioni di parametri zero da analizzare. Chi può arrivare, chi non può arrivare e soprattutto chi oggi si può prenotare anche in vista dell'estate. Andiamo subito con le notizie. Alfredo. Ma ci sono tre situazioni che sicuramente vanno seguite nell'ordine Herrera, Rabiot e Martial, perché sono tre situazioni che direttamente e indirettamente coinvolgono delle società italiane. E su Rabiot c'è forte il Barcellona, che in queste ore, in questi giorni sta pressando per raccogliere gli accordi definitivi a fronte di una proposta di ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni. Non puoi prendere Rabiot a cifre inferiori rispetto a quelle che ho citato. La Juve è in corsa perché la Juve ha incontrato l'agente di Rabiot diverse volte. Herrera, ricordiamolo, l'Inter non può fare operazioni su extracomunitari a gennaio e in linea di massima non può fare grandi operazioni in generale, però è un'opzione concreta per giugno. E Martial è un vecchio sogno di Marotta alla Juve che può diventare un sogno per l'Inter, perché sono tre situazioni molto importanti a parametro zero. Poi ci sono quelli che vanno in scadenza tra un po' come Ibrahimovic, che andranno in scadenza tra un anno e mezzo come Modric, mai come in questa come Darmian che vorrebbe tornare in Italia ma in scadenza subito, mai come in queste circostanze con opzioni di rinnovo, mai come in queste settimane, soprattutto nella settimana della sosta, la panoramica sui contratti in scadenza è sicuramente molto interessante. Giovanni Capuano. Ma sì, sento cifre, le ha fatte prima Alfredo, ad esempio Rabiot, che è stato accostato anche al Milan. Sì. Insomma, mi sembrano cifre difficili per il gennaio del mercato italiano, sono più ragionamenti da fare forse proiettati verso la prossima estate, anche se ad oggi, al di là di qualche eccezione, cioè quel mercato lì fin qui è stato riservato soltanto alla Juventus per le italiane. E quindi faccio fatica a immaginare che possa allargarsi molto. In realtà quest'estate, e quindi probabilmente sono tutti i ragionamenti da cui si parte, anche già su gennaio, possiamo cominciare a vedere qualcosa di nuovo dall'Inter. E quindi magari Martial può essere un'idea. Ho l'impressione che a gennaio non vedremo muoversi Grandi, grandissime grandi cose. cose. Nel frattempo, Magari quantità per il Milan, ad però la esempio. nostra legge ci Però propone dei parametri zero con la scadenza del giugno 2019. Nicola Binda, tra questi il vero colpo quale potrebbe essere? Perché poi, attenzione, Rabiot, Salvio, questo, Héctor Herrera, chi? Questo chi? Areola. Areola. Secondo te, Binda? No, per me Martial o Rabiot I veri colpi. sì, ma in Italia vederli la vedo dura. Non ce la facciamo. Ma Vabbè, però dopo Ronaldo possiamo anche sì, per aspettarci carità, qualcosa. quello sì, però se Milan e Inter hanno dei problemi di fair play finanziario abbastanza delicati da risolvere, da No, chiarire, però che sono due anche posizioni diverse. No, lontanissime, no, in certo, questo però momento. diciamo che se venissero chiarite anche loro potrebbero sicuramente ragionare con più lucidità, ma comunque la squadra che credo che dovrebbe fare qualcosa più di tutte, non l'abbiamo citata, ma è la Roma. È la Roma e anche il Milan, Héctor Herrera, Edoardo Salvio, sono difensori, centrocampisti, tutti giocatori molto molto interessanti, soprattutto Herrera potrebbe essere il difensore che cerca per il futuro il Milan, Scarpini. E poi andiamo anche su Salvio perché è un altro Non so che cosa giocatore. cerca il Milan, hai E il Milan, detto? vabbè, il Milan deve fare un difensore, deve fare una mezzala, deve fare un esterno, deve fare un attaccante. Ne deve fare Però il Milan 4, eh. deve, certo, allora, calcolando che il Milan avrà, immagino, delle sanzioni UEFA, non sono ancora ufficiali, ma insomma ci sarà È il tuo e augurio. vedremo quali saranno. L'Inter comunque ancora deve rispettare i termini dei parametri UEFA. È logico che quando c'è un parametro zero diventa di grande appeal, però c'è anche la componente ingaggio, perché è vero che tu prendi un giocatore a scadenza e poi la condizione è che l'ingaggio diventa parte del cartellino. No, ma poi va detto che a Cioè Rabiot gennaio. ha 8 milioni, come dice Alfredo, onestamente non vale, secondo me, quel giocatore di ingaggio 8 milioni. Sì, co ma Cioè se lo comunque. compri domani. Chiedo ad Alfredo, che è quello che lui su questa cosa qua è maestro. Se dovessi andare a comprare Rabiot un qualsiasi club domani per il 1° gennaio, quanto gli darebbe di ingaggio di No, cartellino? aspetta, Alfredo, ti interrompo un secondo. C'è da dire che loro a gennaio, cioè loro Prego. sono a scadenza dal 1° febbraio, cioè dal 1° febbraio No, possono firmare ma per un'altra c'è una squadra. Se discussione adesso sul lo prende a valore del gennaio, deve cartellino ancora pagarlo. giocatore. Cioè 8-9 milioni di offerta per il No, cartellino. per il contratto, per Per l'ingaggio l'ingaggio, è una diceva cifra Alfredo. che c'è solo perché ha parametro zero. Sì, però a gennaio devi comunque pagarlo. Dal 1° febbraio il giocatore è libero di Allora, firmare per chi cioè, se tu vuole. lo compri oggi, quanto gli dai di ingaggio a Rabiot? 3?
4. No, che 3, 4, 5, 6. 3, 4 una gamba. No, ma Alfredo, per lui vuole quei soldi lì, a chi glieli dà? No, ma andare a gennaio. Sì, lui vuole quei soldi lì perché ci sono poi le commissioni molto pesanti quando tu vivi a parametro zero, perché la gente, la mamma, la signora, che ricordiamo noi, la signora Veronique, che è balzata agli onori della cronaca perché ha preso la situazione, se l'è caricata sulle spalle. Io l'ultimo Rabiot, quello dell'andata contro il Napoli, che poi al ritorno è finito in panchina, mi sembra il cugino di Rabiot, che è un buon centrocampista, però per me piace molto a Paratici, però per me 8 milioni di ingaggio sono giustificati quando prendi un crack, quando prendi un fenomeno, quando prendi qualcuno che ti possa spostare gli equilibri, quindi per me 8 milioni sono tanti, però se va in scadenza e non rinnovasse, dovesse rinnovare col PSG, io per esempio prenderei più un centrocampista come Herrera, che mi sembra un centrocampista di grande sostanza, che chiaramente non chiederebbe tutti quei soldi. Rabiot deve esplodere sempre e non esplode mai, ti ripeto, un buonissimo centrocampista, ci mancherebbe, ma non è stato un caso se poi nella partita di ritorno al San Paolo Tuchel l'ha mandato tra le riserve e non in campo. Non vale quei soldi lì, però è vero, però quello che stavo cercando di ripeto, dire. A gennaio se uno lo vuole prendere per il Saint Germain, no, comunque dei soldi li vuole, che poi chiaramente non può pretendere la luna perché sa, sì, che dopo, tra l'altro, scusa se ti interrompo, col PSG al valore del giocatore, PSG è difficile trattare. È difficile trattare quando sta in scadenza. È stato un anno in cui il Milan avrebbe voluto anticipare l'arrivo di Alex e di Menez, e il PSG ha detto no, da noi giocano poco, benissimo, aspettate la scadenza del contratto, perché hanno una mentalità completamente diversa. Per loro è come se fosse un'auto a noleggio, io fino all'ultimo secondo la tengo con me e poi se vuoi prenderla tu la prendi a parametro zero. Fermo restando che loro hanno non è sbagliato, perché è assolutamente in antitesi con la nostra mentalità sbagliata, sono d'accordo con te. E noi che siamo sbagliati, che ci viene il terrore quando dobbiamo mandarli via, e dice ma come va via a zero? Ogni tanto lo si può perdere anche a zero. Non è la fine del mondo, ma gli hanno fino al 30 giugno e giochi fino al 30 giugno. Guarda, a zero ogni tanto si può anche perdere. Però io capisco che i dirigenti italiani ci pensino su non due ma 200 volte, perché poi i bilanci in qualche modo devi far quadrare, e spesso quando sei a un anno dalla scadenza è il modo di fare una buona plusvalenza che ti aiuta poi a fare una serie di situazioni. Col Paris Saint Germain io non ricordo se c'è un giocatore andato via a 6 mesi alla scadenza del contratto. Io ricordo che noi abbiamo passato un inverno a raccontare che Ibrahimovic aveva chiesto di andare via perché tanto aveva buoni rapporti eccetera, poi abbiamo visto l'immagine che ha preso l'aereo, è andato là dall'Emiro e si è fermato a Parigi perché non gli avevano dato la libera uscita e quindi non c'era nessuna possibilità. Però questi sono giocatori, cioè a gennaio sono fuori dal nostro panorama. Cioè in Italia quanti giocatori guadagnano 8 milioni di euro? Due. Uno ne guadagna 31, che è Ronaldo, e l'altro è Higuain. Tu pensa se a gennaio c'è un club italiano che si può caricare di questa cosa? No, Dybala ne guadagna meno, credo 7,5. Sì, siamo 7,5, siamo lì. Qui 8 milioni, chi è che li guadagna? Li guadagnano in due. La forbice è quella. No, la forbice è quella. Sì. La forma c'è quella, però andrei tra poco anche con e sul Manchester United, perché abbiamo un servizio, tutti i giocatori che potrebbero fare e soprattutto far sognare i tifosi di diverse squadre europee per il mercato, anche a gennaio se vogliamo, perché ci sono delle aperture, Pogba non va d'accordo con José Mourinho, stesso discorso per Alexis Sanchez. Prima Longari mi vuole dare un aggiornamento dal touch, lo vedo in bassa frequenza che continua a chiedermi la linea, la palla, e poi andremo sul servizio che riguarda il Manchester United. Longari? Sì, intanto ci sono degli aggiornamenti che arrivano attraverso Scime Versalico, che si è reso protagonista di una prestazione importante da parte della sua nazionale croata contro la Spagna, una vittoria che lui definisce fondamentale, ma ha parlato in ottica mercato anche del discorso legato a Modric, cercando ovviamente di non entrare nel dettaglio, però lasciando intendere che forse non è del tutto chiusa la strada che porta al centrocampista del Real Madrid. Qui parliamo solo della nostra nazionale, lo dico con tutto il rispetto, parliamo d'altro, però gli è scappato un sorriso che era piuttosto eloquente. E allora andiamo a vedere il servizio proprio sul Manchester United, perché ci sono diversi spunti anche legati al calciomercato nel prossimo servizio firmato da Cinzia Graziano. Vediamo. Può esserci un colpo a sorpresa con questi nomi, come ci raccontava nel servizio Cinzia Graziano, secondo te, Alfredo Pedullà?
Ma per quanto riguarda Pogba non sarebbe un colpo a sorpresa, sarebbe una situazione che per quanto riguarda i rapporti con Mourinho abbiamo assistito recentemente a un ripristino della quasi normalità, perché stanno andando avanti da conviventi non troppo convinti, perché comunque è stata una spesa eccessiva, un ingaggio enorme. Ricordiamo che Pogba guadagna tra i 12 e i 13 milioni di euro a stagione, e Pogba sa che comunque questa stagione potrebbe essere anche l'ultima di Mourinho sulla panchina del Manchester United, indipendentemente dall'ingaggio, e lui aspetta. Quindi questo non sarebbe un colpo a sorpresa. Per me Martial sarebbe un grande colpo. Per le italiane che lo stanno seguendo, che lo stanno tampinando, lui ha un ingaggio importante, è pronto per un'altra esperienza, ha avuto momenti difficili allo United, quello sì che sarebbe un colpo in grado di spostare gli equilibri. E per Inter Juve è sempre stato, non ti dico una priorità, ma un argomento da focalizzare con grande attenzione. Agata Brozovic. Roberto, sì, io ho una domanda per te. Vabbè. Parlando di Inter. Era pronto. Roberto, sì. No, per Roberto, no, come Bin ha detto. Roberto, Roberto Scarpini. Vabbè. Brozovic sta giocando un'ottima stagione, ma nonostante tutto la sua clausola rescissoria ammonta a 60 milioni. Non è un po' troppo abbordabile, secondo te? Beh, sta facendo una grande stagione e questo è un grande merito suo e di Spalletti. Poi, insomma, le clausole ci sono e se qualcuno ne vorrà approfittare dovrà però convincere anche il giocatore, che mi sembra che si trovi molto bene nel ruolo così centrale che gli ha dato Luciano Spalletti. Quindi penso che non sia un problema di oggi. Però, per se 60 milioncini li prenderesti per Brozo, dire la verità. A me non viene in tasca niente. No, cioè, tu fossi Zhang... Però 60 milioni. Ma guarda che non è solo una questione nel far mercato da parte di un club dell'offerta che ti arriva. Devi guardare l'organico, cosa ti serve, che alternative puoi avere. Perché allora tutti hanno un valore, dice se ti danno 500 per questo. Sì, però poi dopo devi andare. Quando queste state si facevano tanti ragionamenti su Icardi. Poi devi andare a comprarlo un centravanti, certo. E devi. Icardi è più difficile. Devi prepararle determinate operazioni. Icardi è più difficile, però con 60 milioni di un altro Brozovic si può trovare, insomma, non è così. Trovare. Non è Icardi. Però non è che, cioè, le operazioni le fai nel momento in cui. Vabbè, rispondi alla mia domanda: cosa fate a gennaio? Fate qualcosa? Oppure tanto secondo, terzo ci arrivate? A gennaio cerchiamo di fare meglio del gennaio dell'anno scorso. Ho capito, ma mi fai poeta, insomma, o mi vuoi fare il giornalista? L'anno scorso non è stato così negativo. Attenzione. Ho capito, hai preso Rafinha. No, il calcio parla di partite. Ah, di partite, perché l'anno scorso, a parte Lisandro Lopez, non stiamo parlando di mercato, stiamo parlando di mercato. A coprire Rafinha un buco, è arrivato e ha fatto un bel colpo. È arrivato Rafinha. Poi era... È arrivato Rafinha e Lisandro Lopez. E basta. Vabbè, Lisandro Lopez si arriva numericamente. Però l'Inter c'è un problema, perdonatemi. No, avevi preso con tutto Terzino. Chi aveva preso? Rafinha, chi aveva preso a gennaio Scarpini? Rafinha, Alessandro Lopez, ce n'era pure un terzo, o sbaglio? L'Inter ne ha preso un altro a gennaio. Ti ricordi? No. A me solo Rafinha e Alessandro Lopez. E poi di fatto aveva ritrovato Cancelo, che per tutta la prima metà della stagione non aveva giocato e da gennaio in poi invece ha avuto un ruolo. Però c'è un problema nell'Inter, per quanto possa, ma secondo me non farà molto, farà poco, tra poco e pochissimo. Ma per quanto posso immaginare di fare a gennaio, ricordiamoci che l'Inter più di un tot giocatori non può scrivere, non può far giocare. Cioè l'Inter ha già dei giocatori che sono nella sua rosa ma che non giocano. C'è fuori João Mario, c'è fuori Gagliardini. Sì. E c'è fuori D'Albert. C'è fuori D'Albert. E quindi insomma ci sono dei limiti che sono strutturali in questo momento.